Ragazzi, questo video parte qua, in questa postazione classica dei video. Oggi parto per andare alla ricerca di rarità, sì, LED o carte, all'interno della fiera del Pescara Comics. Ma ovviamente, prima di partire, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio, ragazzi, per l'acquisto di tutti i vostri prodotti, che siano collezionismo o competitivo, di qualsiasi TGC, poi hanno anche i Lego, i Funko e tanta altra roba. Quindi, ovviamente, se volete supportarmi e avere un piccolo sconto, trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa, ragazzi, per Jackstore, il miglior negozio, ragazzi, per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese, di Yugi e di One Piece. Quindi, anche per quello, ragazzi, codice sconto e referral link sempre qua sotto. Detto questo, ci vediamo in fiera. Davide, ho visto delle carte lì. Dragon Ball? Non lo so. Dove? Qua. Carte? Niente, primo stand visto, ma c'è un cazzo. Cioè, c'è qualcosa, c'è, forse ci ripassi. L'unica cosa è che non trovi niente ai prezzi car market o qualcosa sotto. Adesso vediamo se sono fortunato. Lì vedo delle carte, Tocca andare a dare un'occhiata. Per forza. Questo sarà buono, se prendo un po'. RP. Vai in un posto. Ok. Ci abbiamo messo poco, è stata una cosa in veloce indolore. Guarda che bello. Me lo devo comprare in giapponese, mi costa un po' di meno. Lo abbiamo perso, oramai è diventato un chitarrista, basta con le carte di Dragon Ball, dai su. I prezzi sono un po' così, sono un po' alti. Sono molto più tentato sulla roba di Pokémon. C'è roba carina. Ho qualcosa di esotico giapponese, però quello già ce l'ho. Che palle. Che palle. Vi voglio portarmi a casa qualcosa. Però c'è la roba coreana, ma un cazzo. C'è proprio una differenza. Quello è ancora diverso. Qualcosa di figo, promozionale, da Jump. Ci sta questo. Però dipende. Me lo mettono sempre qua giù in basso, che palle. Qua già c'è qualcosa di un pochino interessante. Cosa prendo? Poi boh, c'è della roba di One Piece in mezzo. Prosperity, però quella Secret. Il Secret? Il 275 per quella Water non ce li spendo. Ragazzi, poi vedi sta roba qua che ti conquista, però. Però siamo un canale di Yugi. Bisogna comprare qualcosa dei Yugi, per forza. Il numero 101-35 se lo tengono. Tanto. Beh, ci potrebbe anche sta. Però in giapponese me lo prendo a 20. Bisogna risparmiare, ragazzi. Sono la frutta io. Ragazzi, vi rubo un attimo un secondo, ma voi lo sapete qual è il metodo infallibile per fare soldi con le carte collezionabili? Nessuno. Però se lasciate il like, mi permettete a me di far arrivare questi video a tutta la community. Grazie mille ovviamente se lo farete. E vi lascio al video. Abbiamo appena pranzato. Per adesso la situazione non è buona. Non è buona per niente. Stanno palesemente provando a stuprarmi con dei prezzi che non hanno senso. Però ci riproviamo. Ci guardiamo gli ultimi stand che sono rimasti. E alla peggio mi faccio stuprare. Davide. Un controllino tattico. È necessario? Controllino. È un controllino, penso che sia dove vuoi. No, abbiamo già controllato qua, niente. C'è la limite di 10 del dragolato di Rai che non vale niente. Qual è? Dai, allora regala. Dragolato di Rai, la mesa 5. Sto dicendo quello adesso. Voglio dire una cosa. Allora, guarda l'enchanted. Poi i prezzi sono abbastanza onesti, Quasi, quella non è male. Tocca dare un attimo un'occhiata sul market. Niente, ragazzi, io sono stanchissimo, sto flashando cose che non esistono. Tipo quella carta l'ho vista NM col bordo Ultimate anche intorno, cioè col bordo Ultimate, che era la ristampa, invece non lo era ed era distrutta. Non è da me. Ragazzi, non c'entra con le carte, però se dai. Guarda che sai che devi censurarlo quello, lo sai? Devi mettere dei ban, di fare una cosa. Ma perché devi rompere sempre il cazzo? Vabbè, tipo? io ti aiuto, perché fammi di friendly. Ma vaffanculo. Però ci starebbe. No, ci sta. Perché... Lo mettiamo nello sfondo dei video. Assolutamente. Twitch mi banna dopo
Insta, no, vabbè, 3 secondi. Twitch gli fa un compromesso, gli dice, cioè, signori di Twitch, guarda, le ragazze. Magari, no, è 2D, non esiste. È un 2D, quindi è tutto finto. Quindi qual è il problema? No, pure metti 2 stelline lì e così non corri rischi. Dai, andiamoci a comprare delle carte. Vediamo un po' che succede. Scusa. Te la colli? Sì. Volevo prendere. Sì. La capizzo adesso è anche 5 euro? Non so, 6. In giapponese però, eh? Giapponese, questo è in inglese 5. In inglese 5. Allora guarda, mi dai 4 pacchetti di FB02 in inglese. FB02, primo pacchetto. Andiamo a farlo giustamente. Abbiamo Gone Adolescente. Poi abbiamo vabbè, c'è scritto il nome, cioè. Vabbè, Corin Sidra, fa schifo. Questo è per il mazzo Mr. Satan. Questo è buono per il mazzo Goku. Poi c'è questo mazzo Vegeta. Poi abbiamo Tanks con il Super Tanks di grado 3. Questo Light. Oh, non comune Tenzing. Paparoli. Oh, questa mi serve. Ecco. Quanto sta? Quanto vale? Quanti soldi c'è dentro? Hai detto. Ah, questa varrà 2 euro. Varrà. Però questa mi serve per il mazzo Freezer. Perché ancora non ce l'ho. Quindi molto molto bene. E poi abbiamo. Se Junior, adesso vediamo un po'. La carta che costa? Oh. Era l'ultimo. Niente. Volevo scammarti un attimo. Comunque. Allora, primo pacchetto, abbiamo qualcosa che mi è molto utile per il mazzo Freezer. Quindi va bene. Non sono insoddisfatto. Meno 18 siamo. Meno 18, secondo me. Questo è più pesante. Secondo me è un grammetto più pesante. Dai, forse è un buon auspicio. Sì, se è vero, smetto di pesare le buste con il bilancino e ti assumo. Bulma, questo è buono per il mazzo Vegeta, può essere sempre utile. Ok. 5 euro. No, questo non vale, vale 2 centesimi, oh. Questa. Allora, Kawaii. 5 euro. Un altro coring che ce n'avrò in quantità industriale, Maestro Moroshi, Virus, Time Rising, Time Ring. Ok, le comuni sono finite. Prima non comune, Wish, questo è buono per il mazzo Vegeta giallo. Quindi 5 euro. No, se è non comune non vale un cazzo. Vegito, questa è ottima. 5 euro. Ma non vale così tanto. No, chiedo perché aspetta, per io. Quante ne mancano? Ne mancano 3. Allora. Quindi sotto c'è il pull. Il pull è l'ultima. Adesso abbiamo la una rara. Son Goku per il mazzo verde, non mi ricordo però quale. Attenzione. Allora, è una battle. È blu. Zamasu, questa è un po' sfigata perché Zamasu già ce l'ho. Andiamo con la terza bustina. Andiamo con la terza bustina. Io smetterei di pesarli con le mani perché fai proprio schifo, Infatti sì. Zamasu. Oh, Zamasu. 5 euro? Zamasu non ce l'avevo, no, Zamasu è un euro tipo. 17. Allora. Goku, vabbè, questo è mazzo Goku, questo è mazzo Trunks, Goten mazzo Vegeta. Ok. Oh! Mi sembra qualcosa che brilla. Posso dire che sono veramente brutte queste carte, tranne l'alternative? Vabbè. Oh, King Cold! Allora, questo qui è utile per il mazzo Freezer. È 5 euro, buona. Sì, questa sarà 5 centesimi probabilmente. No, non comune, adesso andiamo con la rara. Broly costo 7, che può attaccare due volte. No, vale qualcosa? No, vediamo un po'. È un rosso. Virus. No, Freezer. 10 centesimi l'una. Vedo l'amaro negli occhi. Vabbè, ma tanto che ce l'aspettassi. Manca l'ultima bustina e poi andremo a comprare il box FB01. Sì, spendi tu 80 euro. Andiamo con la prima. Allora abbiamo Kabba. Poi si aveva visto qualcosa. Kabba un blocker, vabbè. Nulla di che. Yamko fa cagare. No, attento. Sono soldi. Non mi serve un cazzo, tanto quindi potrei anche buttarla. Aspetta, ok. Bulma, Goku. Anello del potere. Sì. Questo è quello di Sauron. Magari. Wish. Son Goku, versione God. Gohan, mamma mia che brutto sto Gohan. Bella. 5 euro. 20. Non lo so questa quanto vale, non ricordo. Fermo, aspetta. Te l'ho detto che ho visto. Aspetta. È una super rara di Kefla. Questa potrebbe valere
Forse 3-4 euro. Ah, ragazzi, finalmente sono tornato dalla fiera. Alla fine qualcosina me lo sono portato a casa. Per puro culo 5 minuti prima di andare via, perché mi ero passato tutti gli stand, tutti, dal primo all'ultimo. Da come avete potuto vedere, ho cercato roba di One Piece, ho cercato roba di Pokémon, ho cercato roba di Dragon Ball. Niente, niente, o prezzi praticamente insensati. Yugi era impossibile trovarlo, e quei pochi stand avevano prezzi ovviamente alti, tanto alti. In più, se cercavo qualcosa per la mia collezione, cercavo roba molto particolare, che ovviamente lì non avevano, avevano qualcosina che si giocava, ma poca roba di base. Fortunatamente, durante uno degli ultimi giri, avevo tocchiato uno stand dove c'erano un paio di ragazzi che stavano vendendo la loro roba di Pokémon. E la mia idea era, ok, appena hanno finito, che se ne va, gli chiedo se volessero dar via quello che gli rimaneva. Però, a un certo punto vedo questi ragazzi che si avvicinano per Yugi. Il negoziante guarda un po' alla veloce e dice: no, vabbè, non mi interessa nulla. Io ovviamente mi avvicino e gli dico: guarda, Fra, se vuoi vendere la roba, mi interessa a me. Mi faccio dare l'album, do un'occhiata e qualcosina di carino me lo sono portato a casa. Ma detto questo, andiamoci a vedere cosa effettivamente ho preso. Allora, ragazzi, le carte non so tante. Diciamo che gli ho preso solamente le più interessanti, o almeno quelle che aveva senso da raccattare su. Ho portato a casa questo bellissimo Lubellion da MP23 in inglese, che alla fine ci sta, eh. La carta non costa di base tantissimo, dovrebbe stare sui 7-8 euro, però alla fine può far comodo. Poi, un Saronir, anche questo molto carino. Peccato per Druisurm, non lo aveva e vabbè. Intanto ho tirato su questi due. E abbiamo un grappolo dell'armadillo di Fenice, che abbiamo visto e ho detto: no, ragazzi, questo deve venire a casa con me, considerando che, boh, in queste condizioni sta tipo a 20 euro, forse qualcosina di più. Si gioca in un mazzo Edison che non è neanche meta, però, oh, c'ha monoprint, quindi per forza qualcosa deve pur valere. Poi mi sono portato a casa questa Enchantress, che va bene, la quindicesima, ma è sempre buona. Poi un Wolf da ristampa, anche questo carino, visto che comunque mazzo Edison ce l'ho, ma vorrei montare anche Lightworm, quindi voglio la roba da Lodt ma messa in condizioni decenti, e quindi la ristampa va più che bene. Poi una Celestia, anche questa da ristampa, non è male. Ne ho tante Ultimate, mi sa che giocherò quelle, però va bene. Poi, oh, passiamo all'unica fusione che mi sono portato a casa, Redragone, questa per Got, e abbastanza in condizioni discutibili, però vabbè, stava lì, l'ho presa. Poi un paio di favolosi Leviatano, visto che comunque escono i supporti, e mi sono detto: vabbè, sicuramente non sale, perché comunque ha una ristampa da Hidden Arsenal capitolo 1. Alla fine ce l'ho Secret, se volessi fare qualcosa alla fine ce l'ho belli realizzati. Andiamo avanti, abbiamo un Dragiter, che anche questo è salito, dovrebbe stare sui 2 euro più o meno, è in inglese quindi ci potrebbe stare, forse 3, non mi sembra di più. Andiamo avanti sul reparto un pochino interessante, ovvero quello di Edison. Abbiamo uno Shavolex Urbellum, che ok, è messo anche in buone condizioni, non è male, quindi questo può essere che me lo tengo per me. Dipende se lo ho American. Se lo ho American, no. Altrimenti, poi andando avanti, abbiamo tre ripristini vita psichico, tutti e tre rari, che poi dovrebbe essere l'unica stampa che ha, quindi ok. Anche questi stanno sull'euro, l'euro 50 l'uno, poi dipende dalle condizioni, non sono perfetti. Poi andando avanti abbiamo il pezzo forte, ovvero Drago Catena di Ferro, che questo, ragazzi, non lo avevo. Cioè, ho tutto, non ho i Draghi Catena di Ferro, quindi ho detto: vediamoli, che mi fanno comodo. Uno me lo tengo per me, gli altri li vendo. Ne abbiamo ben tre, sì. E come ultima carta, un guerriero trapano. Questo, ragazzi, ha mille versioni. Esiste Secret, esiste Ultimate, esiste anche Ultra, se non ricordo male. Però, vabbè, uno raro me lo sono portato a casa, tanto, se non ricordo male, anche questi li ho finiti, quindi vabbè. Bene, questa caccia ai tesori all'interno della fiera del Pescara Comics è andata bene. Effettivamente non è dalle fiere che ho trovato le carte, ma da un privato. Però, oh, alla fine, questa è la roba che mi sono portato a casa. È roba interessante, ci può stare. Non è che l'abbia pagata così poco, però sono cartine carine che valeva la pena effettivamente tirare su, soprattutto perché molta di questa roba mi serve, e quindi meglio così. Detto questo, vi ringrazio per aver visto il video, fatemi sapere ovviamente se volete un prossimo episodio, e noi, ragazzi, ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!